Ragazze, conoscete tutti l'olio Johnson, tanto sponsorizzato per la cura e il benessere dei bambini? Ditemi di sì perché lo conoscete tutti. Vediamo insieme da cosa è composto. Petrolato. Isopropil palmitate e profumo. Ragazze, questo prodotto non ha nulla, nulla per la cura della pelle, soprattutto per la pelle delicata come quella di un bambino. Ma ora torniamo all'argomento struccanti. Prima di fare questo video ho fatto una ricerca veloce su Google e vediamo un po' che cosa trovo negli struccanti. Quindi ho preso a caso il primo struccante che mi è apparso nella ricerca di Google. Ho fatto una stampa, la prendo perché non ho ovviamente imparato tutta a memoria e in questo modo ve la posso leggere correttamente. Allora, stiamo parlando dello struccante Garnier Skin Active, ma vediamo insieme che cosa contiene. Il primo ingrediente è l'acqua, quindi come vi ho detto prima, quella contenuta in maggior quantità. Il secondo ingrediente è il ciclopentasiloxane e il terzo è l'isoexadecane. Non sono un chimico, spero di averli letti correttamente. Poi, come faccio sempre, sono andata su internet, potete farlo anche voi, potete mettere INCI e il nome del prodotto e vi apparirà tutta la scheda. Allora, vediamo il secondo ingrediente, quindi il ciclopentasiloxane. Ovviamente è sintetico, poi ci dà il nome chimico, vabbè, non ce ne frega niente. Classificazione siliconi. Sospetto distruttore endocrino, andiamo bene. Ok, quindi pensate che lo struccante viene utilizzato circa, ok, 2 volte al giorno. Bene. Poi mi dice il ciclopentasiloxano, un silicone volatile, chiamato anche silicone D5, tuttavia il suo rilascio in natura rimane una preoccupazione per l'ambiente per la sua tossicità. Bene. Ma ora passiamo al secondo ingrediente, l'isoexadecane. Classificazione, eccola qua, olio minerale, quindi derivato dal petrolio. Ragazze, potrei andare veramente avanti le ore a farvi vedere l'INCI e delle schifezze che ci vanno a mettere all'interno per tutti quei prodotti che sono tra l'altro i più pubblicizzati, ma pubblicizzati e venduti non solo. Che uno dice vabbè, l'ho comprato al supermercato, l'ho pagato 2 euro, ok? Ma anche prodotti che vengono acquistati in farmacia o nelle profumerie, ci sono anche, e non voglio fare nomi, degli struccanti che costano anche sopra i 40 euro. Poi oggi stiamo parlando di oli minerali, sostanze di sintesi, siliconi, ma poi c'è anche da guardare tutto il mondo dei parabeni, che sono i conservanti, tensioattivi, lauril fosfati, nello specifico SLE, SLS, insomma sono tutte le sigle, ma magari di questa cosa ne parleremo in un altro video per non tenervi qua incollate 2 ore. L'argomento è veramente vasto. Quindi per chiudere, se pensate che il prezzo in questo caso faccia la differenza, non è così. Quindi mi raccomando, ora che vi ho insegnato come leggere l'etichetta, controllate bene l'INCI e guardate quello che c'è all'interno. E quindi mi direte, vero, ci hai fatto un papagnone così, ci hai smontato tutti i nostri belli struccanti e struccantini e struccantoni, ma con cosa ci dobbiamo struccare?